A Teramo, per affrontare l'emergenza dei senza tetto, il comune punta a realizzare un albergo popolare. Il progetto nasce a seguito del caso di alcuni cittadini pakistani che durante l'estate hanno passato giorni accampati sotto il porticato dell'ex istituto Komi, in attesa dei documenti della questura per ottenere lo status di rifugiati. Dopo polemiche e uno sgombero temporaneo, la situazione si è risolta grazie all'intervento della Caritas, che ha accolto i quattro pakistani fino al 27 dicembre, quando riceveranno i documenti. Tuttavia rimane la necessità di rispondere a emergenze simili che ancora oggi si verificano, che coinvolgono migranti o senza tetto in cerca di un rifugio temporaneo. Cerchiamo di trovare una soluzione all'esigenza che è emersa e che emerge ormai da tanti anni. Una situazione che non è così complessa come in altre città più grandi. Abbiamo questa necessità, parlo soprattutto e penso a quei quattro ragazzi che grazie all'aiuto della Questura, Prefettura e Caritas siamo riusciti a collocare. Penso a loro e loro, pur avendo la possibilità come fondi per la povertà estrema di poterli aiutare, siamo nell'impossibilità perché in quel periodo di soggiorno che loro sono a Teramo, perché Teramo viene considerato come un viatico, non hanno i documenti e quindi risulta per noi difficile collocarli in una struttura. Da qui la riflessione di cercare di unire tutte le forze che abbiamo sul territorio per realizzare un albergo popolare, cioè un albergo che possa ospitare per soggiorni brevi persone, ma tutte le persone che per qualsiasi motivo si trovano momentaneamente in difficoltà. A breve l'amministrazione comunale avvierà un'indagine di mercato per individuare spazi idonei all'accoglienza notturna. Faremo un avviso pubblico proprio per cercare di trovare un sito, un immobile che possa essere idoneo a questo nostro progetto e stiamo contattando enti che possano in qualche modo aiutarci in questo percorso.